Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Marco Talmassons, che mi chiede di parlare del film del 2012 Electric Children, film molto particolare, indipendente, abbastanza fuori di testa, con un'ottima colonna sonora, diretto da tal Rebecca Thomas, che è anche la sceneggiatrice del film, interpretato benissimo da una splendida Julia Garner nel ruolo della protagonista, che è una ragazza mormona che un giorno, appunto, mentre è lì che fanno quello che fanno i mormoni, che usano solo la macchina e tutto, come sapete sono mormoni, niente luce, niente cazzi, io no, come The Village praticamente, la nostra scopre una musicassetta, non sa che cosa sia, riesce ad ascoltarla e scopre il punk rock, perché dentro c'è una cover di Hanging on the Telephone. Dopo poi aver avuto questa messianica visione, appunto, del rock che non aveva mai ascoltato, si scopre incinta e quindi crede di essere stata immessa incinta dalla magica concezione dell'autore della cover di questa canzone di Hanging on the Telephone, della cassetta, e ne sono convinti quasi anche i genitori, che però danno la colpa al fratello, e quindi lei gli fanno un matrimonio riparatore con uno di 40 anni e coda. Quindi decide, si nasconde nel pick up del fratello, scappano, superano il montagno, che è proprio la montagna intesa come una cosa insormontabile, arrivano a Las Vegas, lì a Las Vegas si uniscono a un gruppo di skater punk e via dicendo, lei si innamora di uno skater e poi tutto il casino che ci sta intorno, perché è un film completamente assurdo, bisogna dirlo, un film grottesco che però disegna un certo tipo di cinema indipendente che meno male non muore, ha fotografia veramente meravigliosa degli attori completamente assenti, sperduti a volte, ma volutamente, i protagonisti sono bravissimi come ho detto, quindi nella continua ricerca della nostra di questo santo rocker che la dovrebbe aver messa incinta, come ripeto assistiamo alla vita anche di questi altri punk, quindi fra droghe, alcol, feste, concerti, e il tutto però è giostrato benissimo da un montaggio felice che riesce a farci entrare in questa commedia drammatica in modo quasi pieno, ed è difficile perché comunque è un film che non cerca assolutamente il rapporto semplicissimo, questa biondissima Amish è veramente incredibilmente convinta sul serio di essere rimasta incinta dall'immacolata concezione rock, e questa cosa lì è fantastica, e il nostro dice di essersi ispirato al Vangelo secondo Matteo di Pasolini, del quale in effetti troviamo qualche ritorno, diciamo, a livello diciamo così laico e religioso nei movimenti della storia, primo la scoperta della musica, del rock e del punk come una liberazione per una persona rinchiusa in un mondo che praticamente non esiste più da centinaia di anni, e in più la liberazione del viaggio, l'on the road, il momento in cui si sorpassa, come ho detto, quelle montagne, è come fosse entrato in un altro mondo, poi la conoscenza con questi schizzati, con questa gente di fuori di Las Vegas, è ancora un altro modo di raccontare l'America attraverso uno sguardo felicissimo, indipendente ma realistico, dentro la surrealità del discorso, ok? Non vi voglio di più, perché io credo che questo Electric Children alla fin fine sia visto un 15, chiamate il cinema punk in un certo senso, il cinema sperimentale, il cinema indipendente, questo è il film che fa per voi, non è un film per tutti, e a tratti fortunatamente viene da dire, anche se non è riuscitissimo, però riesce sicuramente a carpire la voglia di essere visto da uno spettatore come me. Non è che essere straniero in una terra straniera, è come essere trasportati con una macchina nel tempo, capiamoci, perché questi veramente, ricordatevi che sono gli Amici, giovane regista che riesce comunque a darci una pellicola degna di essere vista, sempre che, come ho detto, non si abbia voglia di vedere la solita commediola del cazzo americana, perché qui vi trovate di fronte a qualcosa di completamente diverso, e quando una cosa è completamente diversa, come dicevano i Monty Python, non può che essere eccellente, anche quando non lo è. Quindi il link è qua sotto di Electric Children, il resto tocca a voi.